Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovo vlog. Oggi giretti, commissioni, ne approfittiamo che appunto Riccardo è di riposo, io non ho da lavorare oggi, quindi abbiamo lasciato i bambini a scuola e sto aspettando Riccardo che sta portando la materna Alessandra e poi colazione fuori e poi andiamo a fare un po' di spesa. Da ieri abbiamo iniziato a mangiare un po' meglio, anche se tasto nell'aria che oggi, perché siamo da soli e non capita mai, sento odore di sushi, però spero di riuscire a fargli cambiare idea, perché meglio di no, secondo me è proprio meglio di no, uno per non spendere e due per non di nuovo, anche se possiamo prendere meno riso e prendere più pesce, più cose sane, però non lo so, vedremo dopo. E adesso dovrebbe arrivare e poi dobbiamo fare anche un po' di spesina perché mancano proprio cose un po' proteiche, tipo il pollo. Volevo prendere del pollo, insomma qualcosa da avere oltre a pasta, queste cose qua. Anche se mi piacerebbe provare a riprendere a mangiarla integrale, però faccio proprio un po' fatica, sinceramente, quindi preferisco mangiarla normale ma contenere assolutamente le dosi. Non voglio fissarmi, voglio mangiare un po' di tutto ma non eccedere più con gli zuccheri. Ecco, soprattutto gli zuccheri raffinati devo proprio un po' abbandonarli, quello sicuramente, e pane, perché sono queste le due cose che a me proprio mi fanno ingrassare. Mi basta diminuire tantissimo questo, cioè mangiarlo comunque ma in maniera molto più moderata, che già vedo una grossa grossa differenza. E quindi niente, dai, vi porto con me qualcosina in questa giornata. Colazione fatta, sto aspettando che mi chiama. Abbiamo fatto un attimo cambio perché non c'era parcheggio vicino al negozio di animali e dobbiamo prendere il saccone, quello grande, da penso sia da 15 kg. Comunque è veramente pesante, piove, quindi gli ho detto quando stai per pagare me lo dici, io mi avvicino al negozio, metto un attimo le frecce e carichi nel baule il saccone, perché altrimenti venire fino qua veramente pesante da portare. E siamo passati anche al mercato a vedere se troviamo delle ciabattine per l'asilo per Alessandra. Pazzesco, non riesco a trovarle del suo numero, lei è al 30, non troviamo delle ciabattine, sapete, quelle classiche da asilo con il velcro, niente, non le trovo, quindi mi sa che mi affiderò ad Amazon, ragazze, vedrò lì se c'è qualcosa, perché in giro qua io non trovo nulla. Dobbiamo anche andare tra l'altro da Bata a prendere delle scarpe a Federico, perché quelle della Puma iniziano ad andare piccole, sta crescendo molto il piede in questo periodo. Eccomi, aiuto, scusate, mi ha chiamato per capire che gusto prendere, perché effettivamente si sta un po' scocciando di queste qua che ci aveva detto la pediatra. Questo vi dice quanto per me i miei cani siano come figli. Pediatra, la veterinaria ci aveva consigliato, sapete, per il discorso che si grattava per le nuove iscritte, praticamente quest'estate Aaron aveva un problema di dermatite, di prurito, si grattava e si creava queste feritine, e abbiamo scoperto che la veterinaria ci ha tolto tutto ciò che era inerente al pollo, perché ci ha appunto avvisati che per alcuni tipi di cani, specialmente quelli a pelo chiaro, è facile che ci sia un'intolleranza proprio al pollo, e quindi togliendo il pollo abbiamo risolto il problema in diversi mesi. Ha dovuto tenere il collare, quello elisabettiano, perché sennò si creava queste ferite, e quindi ci ha consigliato il monoproteico, quindi ci ha consigliato quello al maiale. Abbiamo provato il maiale per diversi mesi da quest'estate, giustamente inizia ad averne un po' le scatoline piene, quindi mi ha detto che c'era l'opzione di questo sacco conveniente anche tonno è sempre riso, e quindi gli ho detto sì, proviamo. C'era l'opzione agnello o tonno, ho detto ma se andiamo di pesce, che così cambia un po' anche, e via. E quindi niente, era per quello che mi ha chiamata. Adesso aspetto il segnale
lo raccatto in mezzo alla strada e poi mi accosto e faccio guidare lui perché non ho voglia di guidare anche oggi. Oggi mi faccio scarrozzare. Mi godo la giornata con lui, ogni tanto ci vuole, quindi già guido tutti i giorni oggi. Oggi faccio fare a lui il tour delle commissioni. Comunque, dopo il negozio animali andiamo da Bata per Federico, che dovrebbe essere già aperto perché apre tra mezz'ora, tra 20 minuti, sono le 9:08, dovrebbe aprire 9:30. Magari mi riprendo anche il fondotinta di Astra, quello compatto, perché mi piaceva un sacco, solo che non ce l'ho dietro e non so la colorazione, ma che vada proprio con lo swatch. E poi non lo so. Poi cosa dobbiamo fare? Fare la spesa, andiamo da Lidl sicuro. Andiamo da Lidl e basta, poi ci siamo quasi, insomma, poi Luna arriva veloce perché l'una e un quarto, l'una e mezza dobbiamo essere da Alessandra, poi andiamo a prendere Fede e poi tutti a casita. Oggi l'abbiamo messa su. Stiamo aspettando l'ascensore che arriva. Allora, siamo ai succhi senza zucchero. Abbiamo preso ananas, questo qua. E poi ci sono anche questi. Stavo guardando per non prendere arancia. Questo cos'è? Arancia comunque rossa. Allora prendo questo. No, questo è frutti rossi. No, quello accanto è arancia. Penso Questo questo. qua è frutti rossi. Boh, da cambiare un po'. Tanto non c'è Comunque, altro. devo mettere una roba. Mi sono scordato il cellulare in macchina. Devo ammettere che è strano essere senza cellulare. Strano, non ci Oddio. pensare. No, però. È strano ricordo. Non tanto per quello, ma avere la certezza di Per averlo assurdo, sempre. siamo tutti tanto abituati, anche io mi Ormai sento è così. diventato. Ormai siamo drogati dei cellulari. Io direi che già che siamo qua ne prendo un altro, che questo qua è quello che usiamo sia per il camino che per il piano induzione. Una bomba. E costa pochissimo, costa 1,79. Contate che di solito gli spray per il camino costano 7-8 euro. Smettila. Siamo a dieta. Smettila. Cosa? Osa. Poi tanto non sono neanche buoni. Questo qua. Sì, certo. Tu mi tappi le ali. È da ieri che mi dice questo no, quello no. Il costumino di Barbie per il carnevale. Qui sono Io vi contento. dico solo che voleva il pollo e gli ho detto non ha una bella faccia però. E lui mi ha detto infatti è il culo. Non si possono dire Andiamo. queste cose, E sono cose infatti metterò un private. beep. Ma no, sono cose private, Certo. chi se ne frega di lì. Quaderni, quaderni. €27 solo. Ah beh, allora. Una Questa è lampada da bella. tavolo in cristallo. Ragazzi, allora vi faccio un attimo il video spesa, poi andiamo perché alla fine andiamo al sushi, una mattina che siamo soli non capita quasi mai, quindi è per quello che da soli i bambini sono rientrati a scuola e ci facciamo una cosina di coppia. Starò attenta a non mangiare troppo riso, cercherò di mangiare più pesce, ecco. Comunque, vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, siamo andati da Bata, abbiamo trovato in saldo a 50 euro, perché ci sono i saldi, le Adidas per Fede, che aveva assolutamente bisogno di cambiare le scarpe, perché anche se quelle della Puma le abbiamo prese 3 mesi fa, 4 mesi fa, non le ha sfruttate tantissimo perché gli è cresciuto il piede. Abbiamo preso le Adidas così, le ho prese anche a lui come ad Ale con la caviglia, quelle che aveva invece avendole prese a settembre, fine settembre mi pare, erano comunque fino qua. E invece queste così gli tengono anche a lui più calda la caviglia e sarà felicissimo perché lui adora Adidas, Puma, queste cose qua.
di marca, e quindi gliel'abbiamo presa. Gli facciamo poi una sorpresa quando torniamo a casa. E devo tenere lo scontrino perché appunto le prova, se c'è qualcosa che non va, domani dopo scuola me lo porto un attimo a cambiarle. Quindi mettiamo tutto qua. Poi invece di spesa, scusate se sto vestita ma è inutile che mi spoglio, abbiamo preso 6 litri di latte, siamo andati da Eurospin, così svuotiamo anche già la spesa, quando torniamo siamo tranquilli che è tutto fatto, perché le pulizie mi sono messa a farle stamattina alle 6, ragazze, perché io odio uscire, fare commissioni, mi viene proprio l'ansia, se so che quando torno a casa c'è il delirio, quindi cerco, se c'è, cioè, o so che torno subito e quindi le faccio subito, ma i letti sempre li ho sempre fatti prima di uscire, su questo proprio non ce la faccio. Però stamattina ho fatto proprio pulizie, quindi anche aspirapolvere, lavato, eccetera. Comunque, succhi di frutta, mandarini, perché Ricky voleva fare anche una cosa che ha visto su TikTok con la stella di Capodanno. Sapete, le stelline infilate nel mandarino e si illumina il mandarino. Voleva fare questa cosa con Alessandra e Fede. Poi, vabbè, qua ci sono altri litri di latte, li mettiamo tutti insieme. E qua abbiamo l'altro spray che continuerò sempre a consigliarvi perché è super valido, costa poco e pulisce da Dio le piastre induzione e anche il vetro del camino o delle stufe. Quindi, e spendete poco e lo pulite bene. Questo sacchettino è carinissimo, l'avevo preso da Peppo quando ero andata con Fede Ale al cinema qualche mese fa. Veramente carino, carino. Con tutti i cagnolini. Poi, aiuto, altra busta abbiamo trovato questo qui, che quando Ale lo vede impazzisce, che in realtà è un set bimba fantasy. Non abbiamo capito, cioè, nel senso, c'erano sia dei pigiami che questi set, che in realtà sembra un pigiama. Perché c'è il pantalone con la maglia di Elsa, dove praticamente hai il corpo di Elsa e tu sei il viso di Elsa, praticamente, come quella dell'elfo natalizio. Così. C'è questa maglia con il volan, come si chiama? E c'è il corpo di Elsa con la treccia e la testa sarebbe quella di Alessandra, sarebbe Elsa. 5-6 anni l'abbiamo preso, poi se c'è qualcosa che non va, c'è detto che ce lo cambia. Poi il famoso succo sete di frutta, tra l'altro ho visto solo in cassa che era 1 euro in offerta da volantino. Poi un grana padano DOP. Pane, Riccardo stava prendendo quello fresco, però gliel'ho sconsigliato perché stiamo togliendo le cose che ci gonfiano e ci ingrassano di più, quindi pane poco. E gli ho detto: se tu prendi il paninazzo fresco per farlo fuori in fretta perché diventa duro, te lo mangi tutto. Prendiamo questo, almeno ne mangiamo una fettina tostata, se proprio c'è l'insalata, un secondo e voilà. Quindi abbiamo preso questo qua, mi pare 2 pacchi, non so dove sia l'altro, mi pare, non so. Poi abbiamo preso i tortelli di zucca. Anche perché, come vi ho detto, vogliamo mangiare tutto, non vogliamo privarci di nulla, ma ridurre notevolmente le dosi. Quindi credo che quello basti. Vediamo nel tempo. Però l'obbligo di mangiare questo a colazione e quello a cena a me mi angoscia, mi limita. E quindi purtroppo io mi rendo conto che devo mangiare un po' di tutto. Quando mi va una cosa, quando mi va un'altra, ma controllarmi sulle dosi ed evitare ovviamente zuccheri raffinati, proprio come non mai, perché poi sono quelli che mi danno problemi. Poi succo d'ananas senza zuccheri aggiunti. Poi abbiamo preso anche un po' di affettati, tipo questi qua, petto di pollo con 2% di grassi. 2 pacchetti, una a testa. Poi per i bimbi abbiamo preso il prosciutto cotto, ma ora non è qui. Torno all'olio d'oliva, Philadelphia Light, monetine di cioccolato perché Ale le adora, quindi gli piace tanto distribuirle dopo cena a lei e a Fede. Poi ho preso un nuovo spazzolino, ho trovato questo qui delle principessine,
perché il suo caput è... ha bisogno di un change, ha bisogno di un cambio, poi ok, tempera matite, perché avete visto che quello che mi ha dato Fede per i trucchi non va tanto bene, si incastra e non si riesce poi a staccare, invece questo qua è rimovibile, abbiamo visto, e almeno lo posso lavare sotto l'acqua con una spazzoletta quando si incastrano le cose, quindi questo da portare poi su. Poi è finito, però questo qua diceva la signora di tenerlo per il vestitino di Ale, che se non va... non si sa mai. Non si sa mai, sei grande. 5-6 anni, lei ormai tra due mesi, ragazza, fa il compleanno, fa 5 anni, quindi... le cose 4-5 le iniziano ad andare piccoline. Mamma mia. Cioè da 5 anni è una stata stessa. Perché Fede, mamma che a luglio ne ha 12, cioè a me fa impressione. C'è sta sto tasto. Foglia. Ho letto foglia qui nel riflesso, foglia, ho preso della foglia, insalata mista, due pacchetti perché dobbiamo mangiare tanta verdura, poi ecco qua c'è allora prosciutto cotto come vi dicevo, alta qualità, e bresaola, ho preso anche questa, che ai bimbi non piace, questa ce la mangiamo noi, poi ho preso anche i filetti di tonno, pinne gialle, questo qua che è surgelato, adesso lo metto in surgelatore, questi qua li ho presi lo stesso perché come vi dicevo non voglio esagerare, sono comunque alla verdura, ve li consiglio perché non sembra ma sono buonissimi, e li faccio in friggitrice d'aria, non ci metto olio e voilà, sono un po' più light diciamo, e va bene così. Poi c'è ancora il salmone affumicato che ho pensato, come ci consiglio anche la nutrizionista, tagliarlo proprio a pezzetti e metterlo in insalata. Riso carnaroli per risotti, mozzarelle. Ah, ecco qua c'è l'altro pacco di pane, mi pareva di averne presi due. Due confezioni di diavolina per accendere il camino, che avevamo quasi terminato, così Fede si diverte a metterlo nel, nel barattolo lì. Muesli per i bimbi. Cosa? I sacchettini per il gel. Ah, vabbè, prossimo giro li compro. E poi per noi ho preso questi qua, un po' più light, diciamo, a basso contenuto di grassi da mettere nel latte, se ci va. Se no ci inventeremo una fetta di pane con la marmellata, insomma. Ma se io questo lo metto così, lo metto nel congelatore. Sì, sì. Guanti. Volevamo prenderne due paia, però costavano 4 euro l'uno, quindi visto che dai cinesi li trovi anche a 2 euro, ho detto vabbè, iniziamo con uno, questi qua magari li teniamo per il camino, perché a volte brucia, specie quando prende bene, e poi ne prenderemo un altro paio per quando lavori con la legna, perché ti entrano tutte le schegge nelle mani, non è il massimo. E poi ho trovato questo che è interessante, perché è un ghiaccio spray, sollievo immediato da contusioni, stiramenti, distorsioni, addirittura incluso ha l'arnica e artiglio del diavolo. Per quando c'è una storta o se Bubi cade, si, non so, batte il ginocchio, qualsiasi cosa. Insomma. Quando qualcuno cade dalle scale. Oppure quando qualcuno, tipo me ieri, non vede che c'è ancora un gradino, e quindi non mi sono fatta nulla, però... ho dato tipo una tallonata, che avessi avuto questo, una spruzzatina, e ti dà un po' di sollievo, insomma. E poi c'è ancora, non avevo visto, filetti di pollo, filettini di pollo. Questi congelali, tanto. Buon. Ecco. Così. Fantastico. Quindi non abbiamo più niente per stasera perché ha congelato tutto. Magari i filettini di pollo lasciali giù. Non sento vibrare. Ah. No, non è là. Me lo cercavo in tasca, invece siete là. Fantastico. Vabbè. Ah, le cose dei cani. Passati anche al negozio di animali, come vi ho accennato prima, mentre aspettavo, lo aspettavo con tonno e riso. Questo qua è grande ed è, come pensavo, da 15 kg. È della Gemon, ma è parte del gruppo Monge. E costa 34,90. 32,90.
34,90 è super conveniente perché comunque è sempre della linea della Monge, quindi di qualità. E poi abbiamo preso anche i tappetini, questi qua, 100 pezzi che ci durano veramente diversi mesi, e abbiamo pagato questi 21,90, che comunque c'è questo scritto sopra. Ah, è già qua, scusate, non avevo visto. 21,90, e devo dire che è un ottimo prezzo anche questo, perché 100 traverse. Volevo prendere quella da 90x90, ma no, il gioco non voleva. Ah, ok, queste sono 60 allora, sì. Ok. Magnata dei sushi fatta. In realtà ho filmato proprio due piatti che ho preso, poi ho preso anche il sashimi, i gamberi, quelli nello spiedino. Non abbiamo preso tantissimi piatti rispetto al solito, ne abbiamo presi veramente pochi, ma stiamo bene, cioè a differenza delle altre volte dove rotolavamo via, a suo giro siamo sazi, boom, chiuso. E poi stasera abbiamo già pensato di farci un'insalata o un tè caldo, saremo super leggeri stasera. E poi da domani si riparte, però siamo molto entusiasti, contenti di esserci rimessi un po' in linea, perché veramente iniziamo a ripartire, senza esagerare, come vi dicevo, però perché poi comunque se hai troppa fame poi cedi. Invece bisogna mangiare un po' di tutto, ma poco, e soprattutto non fuori pasto, ecco, cosa che prima succedeva spesso, perché bastava che aprivi lo sportello, vedevi una cosa che ti piaceva. Invece ora cerchiamo di andarci cauti e basta. Adesso praticamente abbiamo finito tutti i nostri giri. Sono passata anche in un negozio dove doveva passare della mia compagnia telefonica per chiedere delle informazioni per passare ad un'offerta business con partita IVA, però la farò più avanti perché ora finisco di sfruttare questa. Poi vediamo, in primavera la vengo a fare e basta. Direi che abbiamo concluso tutto, sono contentissima perché ho trovato anche le scarpe a Fede, ci sono degli ottimi saldi. Non escludo di prendermi poi anch'io delle Adidas, perché quelle che avevo con la striscia dorata iniziano a essere un po' alla frutta, quindi magari ne approfitterò dei saldi, me le prendo poi pure io, e magari le prenderò pure a Ricky, perché si aspetta che si compra lui un paio di scarpe, stiamo freschi, quindi magari per il compleanno, adesso vediamo un attimo, e basta. Quindi questo è quanto. Adesso prendiamo Ale, è andato Ricky, poi aspettiamo Fede, poi a Casitas. A Casitas, dove è tutto già fatto, quindi anche lì, oh, che meraviglia uscire quando sai che hai già fatto tutto. L'unica cosa che è da fare è il camino. Tra l'altro oggi doveva nevicare, invece alla fine piove, come avrete già sentito dai tic-tic che ci sono mentre parlo. Quindi sta piovendo ormai da ieri che piove. Ma io sono contenta così, nel senso che preferisco, perché cioè, mi piace tanto la neve, ma se possiamo stare a casa, se c'è da uscire diventa un po' spesso quando è bella strong che attecchisce, diventa poi un disagio uscire di casa, partire, scivola l'auto eccetera, quindi meglio così alla fine della fiera. Adesso comunque guardo il meteo e vedo un attimino che cosa c'è in serbo per noi. Ho vista, sta arrivando la mia patatina. Mamma! Patatina! Mi sei mancata. Anche tu. Dov'è patatina? Saluta. Ciao. Ciao amore. Bacio. Anche tu tanto. Sali che papà si bagna. Dai, dai. No amore, neanche io ce l'ho. Dai, uno. Dai, ce l'ho. Forza. Dai che piove. Dai. Presto, presto. Allora, com'è andata? Meno male, sono andato io. Perché? Perché diciamo che non sempre davanti alle scuole ci sono genitori con del cervello. Come dice Fede, che dissing! Perché? Perché c'era un
signore che non so se sta, visto che doveva aspettare la bellezza di 2 minuti, ha iniziato a tirare giù i santi e le madonne e tutto. No, a scuola, in una scuola davanti, moderna. Davanti alla scuola. No, vabbè. Infatti, vabbè, io capisco la fretta, capisco. Sì, vabbè, però. Tutto, ma determinate cose, anche secondo me. Anche la scuola, anche no. È follia. Poi materna, cioè, posso capire, ancora fossero superiori. Oh, mamma. Infatti. Vabbè, di qua puoi andare. Di qua spero non mi ci neanche col gancetto. Vabbè, poi c'è la curva. Ale, ti sei divertita oggi? Sì? Tanto? Un mondo. Adesso vi faccio una soddisfazione. Cosa? Ale, sei felice che dopo facciamo la nanna insieme? Ale? Sei felice che dopo facciamo la nanna insieme? Come no? Perché no? Perché voglio mamma. E perché vuoi mamma e papà non va bene, scusa? Amore. Però mamma non c'era oggi che ti ha portato papà. Ma scusa, una domanda, no? Perché insisti solo sul fare la nanna con Bubi e non sul farle un bel bidet? Perché sono buono, non mi piacevo. Scusa, Oppure quando c'era da cambiare il pannolino pieno di cacca, lì non insistevi così tanto. Come no? Dicila tu. Come no? Non è che insistessi, lo facevi per aiutarmi, allora. Ma non è che fossi tutto senza insistenza. Vabbè, però lo facevo, no? Sì, dire sì. Cose come stanno. Mica ho detto che non lo facevi, ho detto che non insistevi però. Ma per la, che... per la nanna invece perché c'è questa pre... Vedi il nostro letto e dormi. No, che così la signorina non fa la furba perché mi ha detto che tu la lasci giocare. Ma non è vera sta cosa, Vale? Ma da quando io ti faccio giocare? Perdonami, Voglio mamma. Voglio mamma. E se mamma parte per un lungo viaggio? Dove cacchio te ne vai? Stai qua che devi mettere a dormire i bimbi. Ah, solo per quello, grazie. Figurati, a disposizione. Hai ragione, amore. Papà mette i tropici, è abituato in Sicilia qua. Cosa stavo dicendo? Stai chiedendo perché dice che con te gioca. Ah, perché dici che con me giochi, che non è vero? Lo dice apposta perché così ha un motivo per dire che vuole me. Dicevo, se mamma parte per un lungo viaggio, sto qua. E ma papi? Mamma vuole riposarsi e fare un lungo viaggio. Poi torno. Ale? E se invece è papi che parte per un lungo viaggio? Voglio mamma. Ecco, a posto, voglio mamma. Ma qui è cambiato l'autista. Dove hai messo papà? Papà! Mi sono un po' ringiovanito. Ho un nuovo autista, andiamo a fare shopping. Andiamo a fare shopping? Sì. Ah, ecco, mi sa che non aveva capito. Io il banco, ma tu non ve lo lascio. Sì, sì, che ce lo lascio. Papà, ma è incastrato. Eh sì, perché è ferma la macchina. Che monellina. Basta, basta, basta! Finite dentro. Gli finisce tutto il liquido. È pulito, più o meno. Piove. Non è che può essere tanto sfogato. Maria! Devo tornare una cosa. Al supermercato, Papà Pig. Ragazze, caminetto acceso. E niente. Questa è stata la nostra giornata. Tra spesa, commissioni varie. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso Bubi sta giocando a Peppa Pig. Yeah. Se sentite guardate vocine. Qua. L'hanno visto, l'ho fatto vedere prima. Peppa. Non si vede. C'è Peppa Pig che ha ricevuto da Babbo Natale. E niente, vi mando un grosso grosso bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao. I guess it wasn't meant to be.